Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Il podcast Antioca è un ministero della Chiesa di Torino e Milano. Il proposito del podcast è edificare la Chiesa locale, testimoniare quello che Dio ha fatto in noi e lasciare il fondamento apostolico alla prossima generazione, la nostra successione apostolica, fino al ritorno del nostro Signore Gesù. Pace di Cristo, bella Chiesa di Torino, Dio vi benedica in questa bellissima giornata, febbraio 28, 2018. Fratelli, siamo arrivati a la fine del mese di febbraio. A proposito, fratelli, stiamo facendo per la prima volta, la sorella Maria ed io, un video di questa registrazione, così avremo il video, anche questo bello appuntamento nel nome di Gesù, live da Torino. Ancora, fratelli, posso guardare la neve nel panorama verso Superga, verso il sud est della città. Le colline sono tutte piene di neve, ghiacciate, e sembra che questa sera e domani peggiorerà, ma siamo contenti perché, fratelli, 20 giorni per il cambio di stagione, 20 giorni per la bella primavera iniziare, e meteorologicamente siamo praticamente all'inizio della primavera. E fratelli, è un giorno speciale, è la fine del mese. E una scrittura che vorrei condividere con voi si trova in Prima de Corinzi, capitolo 16, del verso 1 al verso 4, e vediamo se mia moglie lo può leggere. L'ho preso in spagnolo, scusatemi, devo trovarla in italiano. Amen. E con questa scrittura iniziamo questa bellissima puntata. Prima Corinzi, capitolo 16, del verso 1 al verso 4. Amen. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte per conto suo
ciò che può in base alle sue entrate, affinché non si facciano più colette quando verrò. Quando poi sarò giunto, io manderò con delle lettere coloro che voi avrete approvato per portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Signor, ti ringraziamo per la tua parola. Grazie. Oggi, Signor, per un inizio, sì, sì. Signor, di un qualcosa speciale. Signor, siamo arrivati alla fine del mese di febbraio. È un tempo, Signor, per ringraziarti, per dirti, Signor, grazie per ogni giorno di questo mese, anche solo a 28 giorni, Signor, abbiamo approfittato e profiteremo, Signor, fino all'ultima ora, come Tu lo permetti, Signor. Ti ringrazio, Padre amato. Aiutaci oggi a portare, continuare a portare di una maniera fervente la Tua parola. Per chi sta ascoltando, Dio ti benedica. Per chi ascolterà in una data futura, Dio ti benedica. Se volete inviare un messaggio, utilizza il telefono di mia moglie 328-2259-709. Se avete bisogno di inviare un messaggio, un rapporto, la presenza, lo potete fare direttamente alla sorella Maria. Amen. Perché la sorella Claudia, Amen. La sorella Maria Pia, Giovanna Di Girolamo, la sorella Nancy e la sorella Cristina Paola Torres. Amen, gloria al nome di Gesù, una bella presenza già. E gli uomini non abbiamo... Sì, c'è uno. Soltanto se utilizzate Giuseppe il telefono della sorella Maria, dovuto a che il mio lo sto utilizzando per registrare il video. Fratelli, alla fine del mese è la fine del mese. Fratelli, la colletta è parte del nostro sostegno, uno di questi quattro punti cardinali della Chiesa che è molto importante. Numero uno, ubbidire la parola di Dio, ubbidire il Vangelo. Numero due, partecipare in ogni attività. Per chi sta ascoltando, questo è partecipare. Se ascolterete in una data futura, quello è anche partecipare. Se guarderete il video quando ti tocca guardare, gloria al nome di Gesù, questo è il vostro momento e partecipare è parte della ubbidienza della Chiesa locale, lavorando di una maniera armonica. È bella, ascoltava a un predicatore questa mattina in una conferenza che lui poteva fare il tuning della sua chitarra solo con la prima corda, subito con la prima nota, la prima certo. corda della chitarra uh-huh. e dopo il resto entrava in un'armonia. E se anche lui perdeva una corda o due corda, ancora lui con quattro corde poteva suonare la chitarra con quattro corde in perfetta armonia. La prima nota, la più importante, uh-huh. è quella che marca la guida, quella è la sana dottrina, no. quella è il Signore. La sua parola e il resto va perfetto. Quindi la partecipazione è importante, è parte di questa bellissima e straordinaria armonia. Allora, fratelli, la terza è ovviamente il sostegno della opera locale. E che bello che le collette era necessaria per continuare a portare l'opera avanti, il sostento di chi era dedicato alla opera completa. E qui l'Apostolo Paolo dà questo comandamento di fare le colette. Amen.
Coletta prima che lui arrivasse. Prima che lui arrivasse, e dice ogni primo giorno della settimana. Cioè la domenica. Ciascuno metta da parte per conto suo ciò che può, e fate questa attenzione, in base alle sue entrate. Io prego per l'entrata della Chiesa di Torino, perché un figlio di Dio prospera. E tutto ciò che la sua mano tocca prospera nel nome santo di Gesù, e questo anche aiuta al sostegno a portare questo messaggio avanti per tutta Italia. Non solo vogliamo arrivare a tutta la regione del Piemonte, a tutta la regione della Lombardia. Dio benedica il nostro caro fratello Alessandro, uscendo di una brutta bronchite che l'ha preso per sorpresa, si sta riprendendo, oggi si sente molto bene, meglio che ieri, e preghiamo per la bella Lombardia, ma anche vogliamo arrivare, appoggiare, aiutare spiritualmente con tutto ciò che possiamo, e anche con questo di aiutare a trasmettere il messaggio del pastore Valenti della chiesa di Marsala, gloria al nome di Gesù, e utilizzare il sistema Spreaker, o tutto l'aiuto multimediale, e così possiamo riempire non solo Marsala, amen, ma tutta la Sicilia, amen, anche Malta, amen, fratelli. Una piccola nazione di quasi 500.000 di abitanti che hanno bisogno della sana dottrina, di una sana parola. E fratelli, è importante il sostegno. Arrivando alla fine del mese, se già avete fatto il tuo bonifico, benedice il tuo conto bancario. Amen. Anche sostenendo la Chiesa, facendo un bonifico, incoraggio. Che la Chiesa possa toccare il bonifico e il conto bancario, fratelli, aiutare a portare questa parola avanti. E questo ultimo punto cardinale, ovviamente uno molto importante, non mormorare. La mormorazione frena il lavoro del Signore, non lo ferma, attenzione, semplicemente lo ferma, e Dio lavorerà. Non si è capito, pastore, non lo ferma, semplicemente lo ferma. Il piano di Dio, okay, va avanti e non lo ferma nessuno. Non ferma il piano di Dio, ma ferma... frena. Frena, ok. Il processo della Chiesa. Quindi la Chiesa, amen, soffre di più, uh-huh, con la mormorazione, uh-huh, ma la sua Chiesa è sempre in vittoria. Amen. Fratelli, pregando... Dopo di ascoltare una straordinaria conferenza che mi ha riempito di fede, c'è una parola che non lo so se è giusta. Quando una cosa è che lo Spirito di Dio inizie a mescolarsi o mescolarmi all'interno, inizie a muoversi, a muoversi all'interno di me. Mm-hmm. L'altra è veramente che lo Spirito del Signore mi aiuti a decidere, a prendere una decisione per Lui, e la prendo. Mm-hmm. E quindi, che sto facendo? Qualcosa nel Signore iniziò a muoversi al mio interno, ascoltando la predicazione, una conferenza nel nome di Gesù, ma dopo quello che muoveva il suo Santo Spirito in me mi aiuta a parlare con franchezza, con decisione, a parlare su un punto specifico, e ringrazio al Signore per questo. Allora, fratelli, ho sentito del Signore cercare in italiano. Quando noi siamo arrivati a Cristo, tanti di voi lo sapete, per i primi 7 anni era un studio completo e totale in, in,
di molte maniere della parola di Dio nella lingua inglese, la Bibbia King James. Dopo nel 2006 abbiamo conosciuto al nostro caro, amato maestro e pastore, il pastore Pablo Chan, che ci ha insegnato a leggere, a studiare, a scudriñare, scrutare la parola di Dio in spagnolo. È stato come un secondo viaggio di nozze per mia moglie, per me, per mia figlia, con il Signore, capire la scrittura in quello che noi pensavamo che era la nostra lingua madre. Ma dopo, qui in Italia, dopo 10 anni, leggendo giorno dopo giorno la parola di Dio in italiano, imparando anche per me la lingua italiana, ancora mi manca tanto, e scopro delle parole, scopro quando posso fare una ricerca di una parola, e scopro un mondo nella lingua italiana che non lo aveva visto mai in spagnolo né anche in inglese. Mm-hmm. E questo è straordinario, fratelli. Una signora della Spagna ci diceva la importanza, per esempio, del lavoro informatico, il parlare inglese. Già il fratello Enzo, da tempo, per loro che abitano in Spagna, però già il fratello Enzo sta sentendo questo da tempo, che dobbiamo imparare l'spagnolo, l'inglese. Tu l'hai profetizzato, pastore, che avrebbero capito e alcuni parlato lo spagnolo e che poi veniva l'inglese. Tu l'hai detto. E l'inglese, fratelli, è questione di iniziare a parlare inglese e il Signore ci donerà la lingua. Bellissimo studiare la lingua in italiano, ma che bello in spagnolo e anche in inglese e al contrario. Mm-hmm. Quindi questo per me lo vedo per la prima volta, non lo avevo cercato mai così, ma ho inserito in Bible Gateway, potete farlo lì, è la mia preferita, quella che uso, perché è molto facile, usando Bible Gateway, cambiare le lingue: inglese, italiano e spagnolo. Allora ho inserito la ricerca di questa frase o due parole: alla fine, A-L-L-A, fine. Che significa quello per te? Alla fine, al finale. Al finale. At the end. Al finale. Mm-hmm. Allora, al finale, per me, meditando un po' su di questo, al finale di una stagione, al finale, alla fine di una stagione, alla fine del mese, ma arriverà un fine che è veramente alla fine del fine della fine, che è il finale. Ma quello che mi ha colpito, fratelli, che praticamente in 60 volte, quasi in ogni libro della Bibbia, appare queste due parole: alla fine. Alla fine appare in Genesi, Esodo, Deuteronomio, Giosuè, Giudici, Ruth, Prima Samuele, Seconda Samuele, Seconda di Re, Seconda di Cronica, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Geremia, Ezechiele, Daniele, Abacuc, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Prima Corinzi, Ebrei e Apocalisse. Appare 60 volte la parola alla fine. Ma in inglese e spagnolo non l'ho cercato. Ma questo mi sembra straordinario, perché ogni volta, fratelli, che troviamo una ripetizione del genere, c'è qualcosa lì che dobbiamo valutare. E questo per me
è come il radar, pip pip pip, pip. Così stavo guardando un video, un radar della Guardia Finanza, un cane che passeava per l'aeroporto e dopo certo tempo arriva quella valigia che sicuramente ha la droga, qui c'è qualcosa, fa il movimento del cane e hanno trovato ovviamente la droga in quella, non si aveva sbagliato. Quindi Apocalisse capitolo 2:26: a chi vince ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle nazioni. Il Signore ci donerà potestà su tutte le nazioni, ma dobbiamo vincere e ritenere fino alla fine tutto quello che abbiamo imparato, che sono le opere del Signore, fino alla fine. Quindi la parola è in allerta oggi, alla fine. E perché, fratelli, posso prendere forse, dove l'ho visto, è nei Salmi, ho visto vari che sono bellissimi. Il primo 37-38 che dice: ma i trasgressori saranno tutti quanti distrutti, alla fine gli empi saranno stroncati. I trasgressori avranno una fine, e quella fine è la fine della fine. Il Salmi 119:33 dice: insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, e io la seguirò fino alla fine. Insegnami, Signore, il tuo cammino. Insegnami come vivere, come comportarmi, che fare, e ti seguirò fino alla fine. Salmi 119:102 dice: mi sono impegnato di cuore a mettere in pratica i tuoi statuti sempre, fino alla fine. Fratelli, quando niente può appassionare più al Signore che quando un cuore decide, si impegna ad essere impegnato. Non è solo il muovere, il muovere dello Spirito Santo in noi, ma prendere la decisione e impegnarsi. Veramente mi impegno ogni giorno, mi ho impegnato in questa mattina a ubbidire al Signore, a veramente essere presente dove devo essere presente, prima con il Signore, secondo nel matrimonio. Alleluia. Con mia moglie, gloria a Dio. Terzo con mia figli e nella mia casa, ed essere, mi devo impegnare. Allora questo è un collegamento che voglio fare con un qualcosa che ho sentito che mia moglie possa condividere, e permettemi di trovare la scrittura, perché Romani faremo 8:25. Un salto a Romani 8:25, molto importante. Fratelli, voglio dire un qualcosa su di questo oggi. E la Nuova Diodati, la parola di Dio dice, Romani capitolo 8:25: ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Questo prima, è prima che tutto, se speriamo se sta parlando vediamo, della fede. Nostra fede, sì. Allora, se io per fede vedo la uscita alla fine di questa stagione, alla fine di questa problematica, la spero, sì. Ho fede, vuol dire sto aspettando, anche se non la vedi. Ok? E allora semplicemente devo aspettare che la tormenta passe, una che devo attraversare la tormenta, un'altra che posso volare al di sopra della tormenta. Ma qualcuno ha messo una foto che mi ha colpito di un'aquila che era completamente
ghiacciato. Ghiacciata? Ghiacciata. Congelata. Praticamente, lo che è successo, si è capito, questo guardia della foresta aveva capito che questa aguila non ha avuto il tempo di volare sopra la tormenta e ha dovuto, alleluia, volare sotto. In mezzo o sotto la tormenta. Ha finito completamente ghiacciato. Potete credere che è caduto per terra e è rimasto, come dice, ha caduto ed è rimasta. È rimasta ghiacciata. Ma respirava e aveva i simboli, i segni vitali. Sì. Il ranger, il guardia, ha potuto aiutare la temperatura, ma dopo l'aquila è morta. No? Ha ripreso. Gloria a Dio, alleluia! Che bella fine, e che il Signore ci paragona anche alle aquile. Questo era il punto. Fratelli, che in Cristo Gesù siamo come questa aquile. Siamo pecore, ma abbiamo quella potenza, quella forza della, come dell'aquila. Come se aspettiamo in Lui, pastore. Le aquile. Dice chi spera nel Signore. Una volta possiamo veramente volare sopra una circostanza difficile. Forse possiamo rimanere incastrati in una grotta a che passi la tormenta, ma a volte siamo presi per sorpresa e possiamo essere o all'interno della tormenta o sotto la tormenta e ricevere tutto questo e possiamo cadere. Oh, e che significa questo del cadere? Che lo paragono alla valle e la valle non necessariamente, ci sono varie maniere di guardare il passaggio di quel valle della morte che parla il Salmo 23. Prima che tutto il Signore non ci lascia a morire nella valle, ma nella valle è quel momento di prova dove veramente Dobbiamo capire, perché non lo ha capito, e dobbiamo veramente renderci conto di chi veramente dependiamo. E questa valle non può intimidarci. Sì, perché la paura ti blocca, ti può bloccare, fa impaziente, va in contra della pazienza. È l'opposto. L'opposto. E allora possiamo saper aspettare questa straordinaria promessa. Che aspettando ciò che non vediamo, ciò che non vediamo, aspettandolo con pazienza, vedremo la sua mano straordinaria. E fratelli, andare in la valle è un qualcosa che ho scritto questa mattina, è stato questo, che tu puoi guardare una circostanza negativa e perdere il lavoro, perdere la macchina, non avere il cellulare, si è caduto, si è distrutto, o non posso pagare la SIM, o qua, di là, e può arrivare un sacco di circostanze, e l'ho scritto questa mattina, attenzione fratelli, provo di coprirmi il cuore che questo che ricevo viene da Dio. E poi il Signore lo conferma con delle situazioni, magari dei messaggi, sì, e lo conferma con tante cose. Allora che succede? Che qualcuno può dire: ho questa pietra d'inciampo, non posso venire per questo, non posso venire per questo, e guarda una situazione come una pietra d'inciampo. Io vengo a dirti in questo mezzogiorno, fratelli, che la tua circostanza negativa che sembra
impossibile e un scalino verso l'alto. Alleluia. So, avete due maniere di guardare la valle: vederla come una pietra d'inciampio, una dietro l'altro. Una pietra di, come dice la Bibbia, che non o un escalino, però non trovo la parola di un escalino di pietra. No, lo dice in quella stessa scrittura, che o è pietra inciampo o è pietra, diciamo, come uno scalino, quello che vuole dire. Solo che allora la scrittura parla, il cammino della vita, fratelli, è in parte soffrire le valli della vita. Amen. E nessuno, io non sto cercando il prossimo valle, pace di Cristo, fratelli, io non sogno né desidero passare per un valle di morte, e non mi sveglio, vi assicuro, ogni mattina di trovarmi in una valle. Ma se è lì dove devo andare e è un mandato del Signore, fratelli, semplicemente dirò: questo valle non lo vedrò come una pietra d'inciampio, ma semplicemente un scalino verso l'alto, e devo fare attenzione ad ogni scalino. È difficile correre verso l'alto, prima perché se è una scala molto alta come questa che è qui a Torino, c'è una scala di, credo che sono 150 scalini in, vicino al Colle della Maddalena, in una delle colline di Torino, che è molto alto. Sono andato lì con vari fratelli una volta o due volte a pregare, un bellissimo posto qui a Torino. E se tu corre e andate veloce, ti stancate. Cioè, puoi cadere, sei bagnato, puoi scivolare. Però uno va scalino a scalino verso l'alto. Amen. Guardando la panoramica, fermandoci, pregando. Amen. Dicendo grazie Signore. Alleluia. Perché sono qui, grazie perché posso vedere ogni scalino e un scalino alla volta. Amen. Uscire di questo. Della stessa maniera uscirò delle mie circostanze. Amen. Romani 8:25 è una parola molto più profonda che ti può servire, perché fratelli, e questi scalini, il cammino della valle, è necessario per la nostra crescita. Pastore, tutto è collegato. Ieri sera si parlava all'ultimo del programma delle donne, si dava l'esempio dell'aquila, no? Che quando noi vediamo magari una sorella, un fratello che è in quel processo dove, come l'aquila, il becco non c'è più, è tutto distrutto, tutta, diciamo, spelacchiata, senza le piume, perché per chi ha studiato il processo dell'aquila sa di cosa sto parlando, ed è orribile e doloroso, no? E molte volte parlava questo pastore, una meditazione che il nostro caro pastore Pedro ha condiviso ieri nel gruppo, però in spagnolo, ma penso che sarà facile da capire perlomeno. E parlava di questo, che quando noi vediamo una sorella, un fratello come questa aquila in un processo doloroso, dove sembra tutto perduto, dove sembra che al bordo, nella valle della morte, non dobbiamo rallegrarci, non dobbiamo dire beh, io lo sapevo, oppure se lo merita, le sta bene questo o l'altro. No, perché? Perché a parte che dobbiamo soffrire con chi soffre, e dobbiamo sapere che così come l'aquila, quest'anima, se è la volontà del Signore ed è scelta del Signore, cosa succederà? Che prenderà più forza e volerà più alto, al punto di volare sopra le tue proprie tormente, tempeste. E questa è stata una parola potente veramente, averla ricevuto ieri, perché molti possono, per l'invidia, per la gelosia, rallegrarsi quando una persona si trova in difficoltà, e anche perché si medesima
alle sue proprie difficoltà, diciamo, sta passando una difficoltà, allora quando vede un altro passando la stessa difficoltà o simile, dice meno male che non sono da solo, non sono da sola passando questo. Questo non è un'attitudine santa, non è un'attitudine che viene e porta all'amore. E dobbiamo capire che è temporale, è parte del processo doloroso della santificazione. E così vediamo tutto un filo. Stamattina, prima diciamo anche prima di sapere che avrei condiviso questo programma, aspetta pastore, quello che dice no, so, quello che sta guardando è la ora. Sì, alle l'ho ricevuto 7... alle 7:56 del mattino. E tutto si collega, no? Perché io non sapevo la parola che il Signore aveva dato al pastore. Abbiamo sentito queste scritture che parlano alla fine, chi persevererà fino alla fine. E tutto si collega, perché io ho ricevuto questa meditazione di cosa succederà, no? Nel processo, durante questo cammino, prima di arrivare alla fine. E questa persona mi mandò questa scrittura di Romani 8:25 che abbiamo appena condiviso, e scriveva questa meditazione, diceva: la vita ha delle montagne molto molto alte di trionfo, di gioia, ma anche ci sono valli di impazienza, di aspettare, di un aspettare che diventa impaziente, perché non vediamo le nostre preghiere risposte. Oggi io voglio imparare a camminare in quella valle di aspettare, perché l'aspettare, sorelle, fratelli, è una valle, è trovarsi in una valle mentre aspettiamo il prodotto finale, mentre aspettiamo il frutto dello Spirito, mentre aspettiamo una preghiera risposta, può simbolizzare, può significare una valle nella nostra vita. Allora dice che per poter fare questo, a imparare a aspettare nella valle, ci sono tre cose che oggi devo ricordare in relazione a queste valle di aspettare. I valli di aspettare, così lo chiama, sto traducendo, mi fanno dare grandi passi nella crescita della grazia del Signore. Secondo, quando io guardo indietro, dopo che grandi sforzi sono stati adempiti, vedo con gratitudine ciò che ho ricevuto dal Signore. Mai dovrò sacrificare la più profonda fiducia che si riceve nella valle dell'aspettare per una vita soave, facile o libera di turbazione. E in ultimo e per ultimo, io ricorderò che nei tempi duri dell'aspettare ti provvede di nuovi infochi nella tua o nella mia relazione con il Signore. Se oggi devo camminare per una valle di aspettare, o se già sto in questo momento attraversando, penso che si dice, ho bisogno cominciare a dare grazie a Dio, al Signore, per ciò che sta accadendo dentro di me e attraverso di me come risultato di ciò che mi sta accadendo. Ho bisogno di avere la vista spirituale più chiara per vedere e interpretare il significato più profondo dei problemi che sembrano stare attorno alla mia vita e vivere oggi più pienamente in queste sfide del presente, confidando che il Signore, chi è stato fedele nel passato, mi guiderà in mezzo a questa valle dell'aspettare. E una preghiera che questa persona suggeriva era: Signore, in mezzo della valle dell'aspettare nel quale io mi trovo, oggi voglio innalzare il mio sguardo a te.
perché il mio soccorso viene da te, e capire che le cose che ora sto affrontando sono state permesse unica ed esclusivamente per la tua mano, per portarmi a un nuovo e più profondo sviluppo e crescita spirituale. Amen. Che bella preghiera, che bello capire che mentre perseveriamo fino alla fine, alleluia, ci saranno le montagne alte, ci saranno le valli. E però il Signore, come ha detto il nostro caro pastore, nella valle della morte, il Signore è lì. Se noi confidiamo e aspettiamo in Lui, voleremo più alto che l'aquila. Gloria sia al nome di Gesù per Amen. Questa bellissima parola che il Signore ha messo nelle nostre vite in questo giorno, perché abbiamo bisogno di questo. Fratelli, pace di Cristo. Un qualcosa che vorrei concludere. Un momento nella valle è prezioso in Cristo Gesù. Amen. E quando dico questo con un cuore molto colpito e appassionato per il Signore. Da 10 anni che sono qui a Torino, se posso dirlo di questa maniera, lo posso chiamare in italiano un momento calvario, un momento Golgota, un momento speciale con il Signore, un momento Isaia 53, un momento calvario, una sofferenza, un momento nella valle. Prima che tutto, fratelli, è un momento, e il momento non è fino alla fine, il momento finirà perché è temporale. È come le tempeste, pastore, che durano poco, sono forti, i diluvioni, tutto, però durano poco. Invece quando piovineggia, no? Quando c'è quella pioggia sottile, fastidiosa, è a lungo. E parlando di questo momento calvario, alleluia, di questo momento Isaia 53, perché c'è una versione della Bibbia King James che si chiama la versione lettera rosse, e semplicemente vuol dire che nel Nuovo Testamento ogni volta che Gesù parlava le lettere appaiono rossa, marcate, sì, per significare rosa. Che è stato lui di bocca direttamente, non attraverso i discepoli, anche se quello, pastore, sempre mi è sembrato un po' strano, perché sempre è stato il Signore a parlare anche Amen. Attorno. Allora che succede? Che si posso dire il momento calvario, ho avuto 2 di quelli momenti, e non desidero rivivere questi momenti, semplicemente do testimonio che ho vissuto 2 momenti calvario, e anche posso dire, fratelli, che le grandi decisioni che ho preso di rimanere Alleluia. Paziente, fermo, Alleluia. Fervente nella mia fede, è stato in quelli 2 momenti. E momenti di decisioni dove ho preso decisioni, 2 decisioni molto forse difficili per me. Ognuno, io credo, che ha il suo momento calvario. E un maestro, supervisore, le dice a un altro supervisore che questo giovane predicatore sta crescendo velocemente,
sta marcando la fede, quello che lui parla tocca il cuore, è usato da Dio grandemente. E questo uomo, con il dono della profezia e sentendo lo Spirito Santo, dice: quel giovane non sento che ha avuto un momento calvario. E fino a che questo ministro, questo uomo chiamato, questo diacono, questo pastore, questo supervisore non ha avuto di questi momenti calvario, non può andare avanti. E deve aspettare pazientemente. E non è che io aspetto dei momenti calvari, ma posso dire che ogni volta, due volte che mi ha toccato andare lì negli ultimi 10 anni, sono stati i momenti di migliore crescita spirituale per me. Ma anche, curiosamente, anche di maggiore risveglio all'interno della Chiesa che il Signore ci ha affidato qui a Torino, adesso Torino e Milano, sotto la nostra responsabilità. Fratelli, è importante il momento calvario, il momento della valle, è lì dove gli occhi del Signore è attento. E guardate, fratelli, forse l'altro lo... no, non l'ho tolto. In questo cercare della parola, alla fine, guardate come parla il Signore verso di Giobbe. Giobbe capitolo 34 verso 36. Sia dunque Giobbe provato sino alla fine, perché le sue risposte sono come quelli degli uomini malvagi. Wow. Questo perché era le sue risposte sono come quelli degli uomini malvagi. Questo prima il primo non capitolo sta dicendo che wow, lui è un uomo malvagio. Ma sta dicendo che il suo parlare era come quello di un uomo malvagio. Quindi il Signore le ha detto: ok, la prova va fino a quando io dica fine. Sino alla fine. Perché? Perché il suo parlare ha dovuto cambiare. Wow. Io non voglio spendere un secondo più, alleluia, che il minimo del momento calvario nella mia vita, o che il Signore ha stipulato per me. Sia stato solo queste due volte per il resto della mia vita, alleluia. Signore, sono sufficiente. Allora, fratelli, attento al nostro atteggiamento, perché sapete una cosa? Il Signore non ripeterà il suo momento calvario. Questo è stato una sola volta. E beffare al Signore con parole o atteggiamenti sbagliati è come per dire: portiamo al nostro Signore un'altra volta la croce. Non si può. Non si può. Gloria al nome. Se fallimo, se siamo nella valle, per qualsiasi, possiamo essere nella valle per mille motivi, possiamo arrivare a un momento calvario per mille motivi, può essere arrivare lì per la stupidaggine, la mancanza di conoscenza, di saggezza, o può essere anche
è portata dal Signore per un qualcosa grande, per santificarci, per ma cambiarci. Il Signore lo sa, e Dio aveva un concetto alto, potente, e questo concetto, che è quello che voglio dire, non cambiò mai. Semplicemente sta dicendo che il suo parlare, le sue risposte, è della stessa maniera che lui non offende a sua moglie. Semplicemente lui le dice a sua moglie: state parlando come una donna che le manca saggezza. Ma non le ha detto alla moglie che era stolta, diciamo. Era stolta. Le ha detto come una stolta. Parlavate come una donna stolta. E di questi principi dobbiamo imparare. Amen. Avete veramente, dopo la tua conversione, veramente vissuto un momento calvario dove tu ti devi incontrare con te stesso, faccia a faccia con il Signore, faccia a faccia. Questo per me è un momento. Isaia 53. E questo mi porterà a guardare quelle pietre che invece di essere una pietra d'inciampi saranno pietre che si convertiranno in un scalino verso l'alto, ma anche di uscita, perché questa tempesta, questa situazione temporale, penso che dice sgabello, come uno sgabello, un qualcosa non già, fate il Signore non vuole questo calvario come un stile di vita o una dimora. No, fratelli, in Cristo Gesù la carne è stata morta una sola volta. Una sola volta è il battesimo, invocando il suo nome per il perdono dei nostri peccati. Dio vi benedica grandemente, con questo concludiamo e rimaniamo in preghiera. E sento del Signore inserire questa traccia: v'è un fiume piano, per concludere. Amen. Dio vi benedica grandemente, cari fratelli. Thank you.
Grazie per aver ascoltato il podcast Antioca di Torino e di Milano. Se vuoi sostenere il podcast, puoi trovare sul sito www.antioca.it tutte le informazioni nella sezione Donazioni. Pace di Cristo, Dio ti benedica.